Ciao ragazzi, allora ho voluto improvvisare un attimo il video, in 30 secondi l'ho improvvisato, perché più mi guardavo allo specchio ho detto però c'è qualcosa che non mi piace, il baffo non lo tolgo, ma oggi andiamo a curarlo, cioè cosa voglio fare? Voglio dargli una sistemata, adesso vi faccio vedere bene, perché ce l'abbiamo già di mezzo centimetro, sono passati 15 giorni e stanno incominciando a toccarmi il labbro, adesso vi faccio vedere bene. Guardate. Prima la nuova sigla. Gustatemela. Volevo dargli una forma qua, così, poi dargli una sistemata qua sopra così. Ci siamo? Giudicate poi voi, datemi consigli su come... A me non voglio fare il manubrio, voglio solo avere un po' il baffo sistemato. Lo andremo a accorciare poi più avanti. Aspetto magari con una 4 mm e mezzo, non lo so, vediamo come fare. Mi sono preparato un trimmer, giusto da fare un paio di segni, per capirlo un po'. Lo sciavettino, la soglia di sicurezza e l'olio che lo utilizziamo alla fine. Cosa faccio? Mi vado a segnare il baffo, quindi. Ok. Credo che possa andare bene. Devo solo salire forse un po' più da sta parte. Adesso cerco di togliere anche un po' sto pezzo sopra. Okay. Ci siamo. Recupero lo sciavettino e vado di sciavette. Però prima di fare questo prendo un po' di olio in maniera che... Eccolo qua. Un video molto veloce, sapete che a me mi piace curarmi, quindi giusto una goccettina di olio. Ok. Ci siamo. Adesso me lo vado a segnare con lo sciavettino. Vorrei farvi vedere, ma non riesco. Ragazzi, mi sono dovuto avvicinare per forza allo specchio, perché da lontano, in questa maniera, comunque, con lo sciavettino, mi sono dato una sistemata qua, così, anche perché ho il piantone del treppiedi davanti e non riesco a muovermi. Sono stata sistemata qua, sono andato un po' a chiudere qua sopra, adesso vediamo se riesco a farvi vedere anche di qua, così. Ok, la sistematina l'ho data, adesso ve lo faccio vedere di nuovo bene da vicino. Ok, forse devo... No. È giusto, perché mi sono avvicinato, in poche parole, di qua sono un po' più scuro, di qua un po' più chiaro e sembra che sono salito un po' di più.
però noi per non sbagliare un'operazione un po' particolare, perché a distanza di un metro uno non riesce, quindi il maggior parte del lavoro l'ho fatto attaccato allo specchio. Vi spiego cosa ho fatto: trimmer, un po' di passaggi ve li ho fatti vedere, mi sono segnato tutto quanto, ho accorciato zona labbra qua, mi sono anche tagliato con lo sciavette, poi me la sono delineata qua e sono sceso. Adesso aspettiamo che cresce poi per vedere, perché la barba che c'è qua voglio farla crescere ancora. Però almeno che mi sono dato una sistemata. Poi sono andato con lo sciavettino a ripassarmi tutti i punti che ci sono qua dove mi sono segnato con il trimmer. In poche parole, tutti i punti che ho segnato con il trimmer li sono andati poi a riprendere con la lametta. E ho fatto tutto, adesso aspettiamo che cresce, sono passati 15 giorni, mi sciacquo bene il baffo e gli metto un po' di olio. Prendo l'olio. Due gocce, uno, due, in caso, ok, perfetto. Comunque uno sbattone, ragazzi, perché se ogni settimana devi stare lì a curarti il baffo, non so quanto possa durare sto baffo. E poi la parte di sotto la devi curare, secondo me, ogni 3-4 giorni, già mi piacciono molto di più così. Vi faccio vedere da vicino. Vedete? Facciamoli crescere ancora 15 giorni e poi vediamo come va, ragazzi. Sì, è stato un video un po' così, ma volevo giusto farvi partecipi e avere qualche vostro consiglio su come anche curarli. Io per il momento mi piacciono così, anche altezza dove staccano le due labbra e così. Niente, ragazzi, domenica ci vedremo forse per il video di rasatura e poi tra 15 giorni vediamo il baffo come è combinato. Ciao e buon mercoledì.